La casa da signorina Jandoli sta in fondo al corridoio. Sì, io la stavo giusto aspettando. Perché non l'aspettate davanti alla porta sua? Diciamo che è proprio questo che mi ha affascinato, la scrittura di Prisco, la densità della scrittura di Prisco e il fatto che non andasse al di là del plot, della storia, della storiella, ma che fosse una scrittura stratificata, una scrittura piena di nostalgia, di poesia, che affronta il sentimento drammatico dell'esistenza in qualche modo ed è una scrittura che si piegava anche si prestava a una rielaborazione quasi linciana, no? Alla David Lynch. Perché c'è un mistero, no? Nella scrittura di Prisco, c'è questo sottile filo del destino che si dipana, no? E il caso che governa le vite, penso a un film come Il caso di Kieslowski, che qualche anno fa, che era fatto episodi dove appunto se uno prende una strada a destra la vita va in un certo modo, se la prende a sinistra va in un altro, se invece va dritto cambia completamente la vita, se usciamo di casa un minuto prima abbiamo un incidente, se usciamo di casa 2 secondi dopo no. In questo romanzo c'è questo, no? C'è questa idea che le vite degli altri, di tutti noi, sono osservate dal di fuori, sono spiate, sono controllate e il destino è già scritto, no? E penso appunto ai greci, no? Il destino è già tutto scritto e quindi questa cosa mi ha affascinato molto della scrittura di Prisco. Bello qua da voi, tutto pulito, ordinato. Grazie, molto gentile. Ma ora non fate il ruffiano, non è il momento. Gaetani, io ho sentito tutto. Tenevo moltissimo al romanzo perché c'erano molti dialoghi nel romanzo che erano perfetti. Quindi io dicevo agli sceneggiatori fare caso a questo. Ci sono, dicevo, delle scene come se fossero già sceneggiatura e quindi io ero attentissima a questo, attentissima al finale che ho fatto io. E cioè, io dopo tanto tempo di teatro, di cinema, ho avuto la fortuna di cominciare con i grandi e quindi ecco, le sceneggiature le so leggere molto bene e tutto parte da lì. La sceneggiatura, per fare un buon film, se non c'è la sceneggiatura forte, importante, tu puoi chiamare pure Domine Dio, non riesci a fare il film che vuoi fare. Quindi la sceneggiatura è fondamentale sempre. E ci ho messo a volte anche 2 anni perché bocciavo sempre quando mi sono occupata poi per anni di produzione, facevo anche l'attrice facendo le due cose, comunque sempre una direttrice artistica. Datemi il biglietto per l'Argentina di Sandrino, subito! Nel bene o nel male, secondo me questa è una mia convinzione, mi sono fatto, abbiamo bisogno degli altri, nel bene e nel male. Appunto, uno dei due gemelli irrompe, come diceva lei, prepotentemente nella vita di questa donna che fino a quel momento era, come dire, ferma, chiusa in un certo senso, con una notizia molto brutta, che però cambia comunque in meglio qualcosa. Quindi appunto, qui non posso dire più di tanto, però è interessante questo, cioè siamo animali sociali ed è incredibile come una piccola finestrella sia riuscita a cambiare la vita di questa donna fino a quel momento appunto, diciamo, ferma, spenta. Gli altri sono molto importanti a mio avviso sempre. Un piccolo commento mi permetto, noi siamo quello che siamo grazie al riconoscimento degli altri, cioè il nostro io, la nostra identità si forma grazie agli altri. Sono bravo, sì,
sono gli altri che cominciano a formare in me la convinzione di essere bravo. Io comincio a lavorare su quella, sono bello, sono capace in qualcosa. Da soli non andiamo da nessuna parte. Sono sempre qualcosa in funzione degli altri, in relazione agli altri. E questo, per questo, secondo me, è un film sciolto dal tempo. Perché è un po' evergreen, potremmo dire, è un po' vero sempre, no? In questo senso qui. Ed è stato bellissimo girarlo, poi appunto con Daniele e Ida, che sono depositari di... nello stesso tempo di teatro e cinema insieme. Questa mistura per me è stata da una parte familiare, dall'altra nuovissima e anche difficile, diciamocelo, perché è stato molto molto impegnativo. Ho conosciuto una persona che può aiutarti a partire come volevi tu. Nessuno è mai entrato nella sua vita, lei se ne rende conto dopo, ma fino a quando arriva questo ragazzo che chiede Amelia Iandoli, nessuno è mai entrato a casa sua. E quindi sono gli altri che entrano da te, sono gli altri che determinano anche la tua strada, il tuo cammino, sono... anche gli altri, noi non possiamo fare niente, però dobbiamo combattere, ecco. E quindi c'è questa metamorfosi di lei, molto interessante. E lei prende conoscenza proprio di se stessa, di cosa non ha fatto tutta la vita. Nessuno l'ha mai amata, nessuno l'ha mai baciata. E quindi c'è la scena dello specchio che si bacia da sola. Quindi è invidia questa donna che le ha rubato il nome, anche, perché comunque ha amato. Vabbè, è una storia molto interessante. Il pubblico mi ha emozionato ieri, perché era in piedi, era che urlava, che... Dio, da quanto tempo non succede al cinema? E veramente... quando tu metti l'anima, quando tu ami il cinema, io lo amo ancora, nonostante tutto, ma lo amo ancora. Lasciatela stare! Non lo vedete? È una donna incinta!